con Christian, diciamo che gestisce insieme a Papa Bruno questa bellissima attività ormai dal 71. Però Christian, quanto è entrato in azienda? Ma diciamo che io ci sono cresciuto, perché da quando sono piccolo neanche camminavo, stavo qua dentro. Però realmente dopo la mia attività ciclistica, dove ho corso a livello dilettantistico, nel 2000 ho smesso di correre in bicicletta e mi sono messo qua dentro l'azienda. Da allora sto portando avanti insieme a mio padre, insieme a mia sorella e tutti quanti quelli che circondano la Cantarini Meccaniche, tutti i collaboratori, il lavoro che giornalmente siamo abituati a compiere. Ecco, diciamo, di che vi occupate in particolare? Noi facciamo costruzione di carpenteria meccanica lavorata sulle fresatrici, poi quindi realizziamo le carpenterie nell'altro stabilimento su Astaffolo e poi le portiamo qua a Castelfidardo, dove abbiamo tutte le macchine, fresatrici, torni diciamo a controllo numerico, perché sono macchine di recente costruzione. Ci lavoriamo sti pezzi che costruiamo su un altro stabilimento. Bene, comunque è una realtà che dà lavoro a quanti dipendenti? È una trentina. Una trentina. E sono molti stranieri, ci diceva papà. La metà, diciamo, anche più della metà nella produzione. Dopo, per quanto riguarda invece ufficio tecnico e quant'altro, lì no. Diciamo che è un lavoro impegnativo e forse molti giovani italiani del posto non riescono a confrontarsi, magari per una cultura che è stata inculcata che non è quella del lavoro un po' pesante. Vogliamo chiamarlo un po' pesante oppure no? Sicuramente qualcosa è mancato in questi anni, adesso dire cosa è un po' difficile dirlo, però ecco, noi ci troviamo che abbiamo lavoro, forse ne avremmo anche di più, però ci abbiamo anche paura ad accaparrarcelo, perché poi difficilmente riesce a rispettare la consegna e tutto quanto, perché cerchiamo personale ma facciamo fatica. Sembrerebbe assurdo, una contraddizione, un paradosso. In realtà questa è la realtà. Nella realtà nostra è così, dopo nelle altre realtà non lo so, ognuno ha la sua organizzazione aziendale, certo. E ognuno ha le sue idee e quant'altro, però ecco, nella realtà nostra il lavoro c'è, ma mancherebbero dipendenti anche italiani. Ovviamente ce ne sono di più, perché noi qui non è che abbiamo ordini lineari, dei momenti ordinano tutti, dei momenti non manca, però ordinano di meno. Per il momento che si ordina di più, tu comunque sia il cliente lo devi accontentare, fai difficoltà se non hai il personale per poterlo diciamo lavorare e costruire.